esiste un modo migliore di iniziare il 2024 che essere in giro tutta la giornata in sella a questa bella belva, l'Africa Twin Adventure Sports 2024. Non è una rivoluzione, ma è una grandissima evoluzione della specie. Il 19 ridisegna il carattere della Globetrotter di Honda. Ed eccoci in sella all'Africa Twin 2024. O meglio, questa è l'Africa Twin Adventure Sports 2024, perché questa è la versione un po' premium di una moto che, insomma, ha già scritto pagine leggendarie della storia di Honda. In questo caso sono su un modello dotato di DCT. Ci sono tante cose di cui parlare per quanto riguarda le novità. Honda ha deciso di non stravolgere un progetto che ovviamente già funzionava benissimo, non c'era bisogno di fare grandissimi cambiamenti, l'equilibrio generale del progetto lo conosciamo bene. Io ho avuto la fortuna di provare tutti e tre i modelli dell'Africa Twin da quando è stata reintrodotta sul mercato. Questa qui è senz'altro la versione più matura, perché ci sono una serie di cose che durante questa mattinata in sella mi hanno colpito. Il motore ha un valore di coppia molto più alto, circa il 7% in più, ha un regime di rotazione più basso, quindi c'è coppia dove serve. Le sospensioni elettroniche hanno fatto uno step in avanti e la posizione di guida è cambiata leggermente, soprattutto se poi pensiamo a quella che è la vera grande novità di questa moto, ovvero il 19 all'anteriore. Ecco, qui davvero siamo in un mondo, in una parte della storia dell'Africa Twin totalmente diversa, perché questa anteriore da 19 regala alla moto un comportamento dinamico profondamente diverso rispetto a quella dotata del 21. C'è molta più velocità di inserimento in curva, la moto quasi ti cade in curva, ha un'inerzia praticamente nulla e non si deve forzare, è agilissima, si inserisce davvero in maniera fantastica. Prima, durante la sessione di foto, mi sono trovato mio malgrado a grattare la pedana sinistra, ma con una semplicità impressionante, davvero mi ha stupito da questo punto di vista. Honda è una casa che riesce sempre a costruire moto che ti fanno sentire subito a tuo agio. Secondo me in questa versione dell'Africa Twin l'asticella da questo punto di vista si è alzata ulteriormente, c'è tantissima confidenza subito, ti invita ad andare, il tutto poi ovviamente senza sacrificare il puro piacere di guida, il comfort. È chiaro che questa versione magari piacerà meno a chi intende l'Africa Twin come moto da puro enduro, però dobbiamo pur sempre ricordarci che parliamo di una moto che supera i 240 kg con il serbatoio pieno, quindi per quanto sia splendidamente adatta al fuoristrada, non è nata per il fuoristrada estremo. In questa versione dotata di 19 le sue doti di pura Globetrotter sono esaltate. È una moto che secondo me piacerà molto al mercato italiano, che richiedeva proprio questo tipo di approccio, cioè una moto maggiormente polivalente, secondo me adatta alla misura del classico rider, che non è la mia perché io sono leggermente fuori quota. Quindi tutte le modifiche che sono state fatte sull'Africa Twin sono tese ad andare incontro a questa richiesta. Mi piace moltissimo il carattere del motore, il DCT poi è una vera rivoluzione. Quando Honda l'ha introdotto, tutti quanti erano convinti che le altre case l'avrebbero seguita a ruota. In realtà oggi siamo nel 2024 e all'orizzonte il doppia frizione ancora non si vede su altri modelli di altre case, quindi resta una chicca di Honda che vi garantisco vale la pena provare, perché rende il piacere di guida totale. Ragazzi, si guida davvero benissimo, ti viene voglia di spingere, però guardate qui, siamo a Faro in Portogallo, 20 gradi, panorama spettacolare. Diciamo che da una parte c'è una moto che ti invita a spingere, dall'altra c'è uno spettacolo che ti circonda, che ti porta semplicemente a goderti quello che c'è. Davvero fantastica giornata per questo test. Abbiamo già percorso finora oltre 140 km, quindi mi sono fatto un'idea abbastanza precisa. Tra l'altro ho avuto la fortuna di provare anche la versione 2021 in questa giornata, cosa che non capita spesso alle presentazioni moto. Perché? Perché un ingegnere giapponese
che si chiama Suzuki-san, è nato a Kawasaki in Giappone e nel box ha una Yamaha VR250 e lavora per Honda, quindi davvero completo da questo punto di vista, non fa arrabbiare nessuna delle quattro sorelle giapponesi. Mi ha chiesto, lui è un ingegnere dedicato alla progettazione del motore, mi ha chiesto di valutare le differenze rispetto al vecchio motore. Allora gli ho chiesto la possibilità di provare la vecchia moto nella stessa giornata per farmi un'idea più chiara. E quando le provi una a fianco all'altra, scendi da una, sali sull'altra, allora la differenza è palese. Intorno ai 4000 giri, tra la terza e la quarta marcia, senti una castagna maggiore, più spinta, cioè un carattere diverso. Tra l'altro il sound è cambiato e questa cosa l'ho apprezzata proprio saltando da una moto all'altra, perché nella 2024 è cambiato il disegno del silenziatore interno, per cui il sound è leggermente più cupo, più basso. Il display resta lo stesso, touchscreen, ha una caratteristica questo display TFT da 6,5 pollici che non può vantare nessun altro display sul mercato, ovvero la completa compatibilità con il sistema Apple CarPlay o Android Auto. Quindi una volta collegato con cavo il tuo telefono alla presa USB che c'è lì, magari basta un supporto da cellulare da posizionare qui, oppure sulla borsa serbatoio, avrete un vero e proprio mirroring sul display, che tra l'altro si interfaccia benissimo con l'interfono se lo avete, per la lettura delle mappe. Quindi insomma un sistema multimediale che quasi è all'altezza di quello presente sulle auto di ultima generazione, quindi un'esperienza multimediale che davvero è di altissimo livello su questa Africa Twin. Insomma ragazzi, queste qua sono le prime impressioni in sella, quello che questa moto mi ha raccontato in questa mezza giornata. Adesso ci fermiamo per la pausa pranzo, dopodiché torniamo in albergo dove magari mi fermerò un attimo a riflettere con voi su tutte le altre modifiche. Ve l'ho già detto, non si tratta di una rivoluzione, ma si tratta di un Africa Twin 2024 Adventure Sports che fa un netto passo in avanti attraverso tutta una serie di scelte mirate da parte di Honda. Come sempre il family feeling è totale, ti siedi in sella, ti senti a casa. E tutti i contenuti che esprime questa moto, secondo me, sono perfetti per chi cerca una compagna d'avventura che magari non eccede, non brilla esageratamente in un singolo ambito, ma fa tutto dannatamente bene. Qua qui la grandissima novità dell'Africa Twin 2024. Si passa dal 21 al 19 all'anteriore. Potrebbe sembrare una modifica magari non incredibilmente efficace oppure non destinata a cambiare diametralmente il carattere di una moto. Invece, dopo una giornata in sella, vi posso garantire che questa modifica ha davvero cambiato tantissimo l'Africa Twin. Meno adatta magari al fuoristrada estremo, ma molto molto più amichevole su strada quando si tratta di guidare, di divertirsi. La moto ti cade letteralmente in curva, ti dà tantissima confidenza all'anteriore, c'è cioè maggiore sensazione di grip in tutte le situazioni. Secondo me è una di quelle modifiche che da sola riesce a giustificare il passaggio addirittura dalla vecchia versione all'attuale, per chi magari non utilizza l'Africa Twin troppo in fuoristrada. Abbiamo comunque fatto un tratto di sterrato leggero, una strada bianca piuttosto complessa e si è cavata benissimo, quindi non ha perso la sua tendenza, il suo DNA che deriva dalla Dakar. Però di fatto il 19 all'anteriore ha reso questa una Globetrotter adatta a fare tantissimi chilometri, a farvi godere qualsiasi percorso e soprattutto a dare una sensazione di confidenza che secondo me sulla versione precedente era sconosciuta. Quando sei in sella l'Africa Twin 2024 c'è una differenza che salta all'occhio. Tra l'altro oggi ho avuto la grande fortuna di poter provare nella stessa giornata sia la versione precedente che l'attuale di questa Globetrotter. E la posizione è leggermente diversa, il manubrio risulta leggermente più basso, però la triangolazione delle gambe, grazie alla sella leggermente rialzata, un interasse inferiore, insomma delle misure caratteristiche che poi troverete nella scheda tecnica, che insomma è cambiata parecchio, vi permette di avere una posizione molto più confortevole. Pensavo di avere qualche problema in più, perché sapete che io non sono un fantino,
e questa posizione così su carta mi sembra meno adatta a chi supera di gran lunga i 1,80 m, ma in realtà una volta in sella mi sono trovato molto a mio agio, la posizione è comoda, la triangolazione è più favorevole, le ginocchia sono meno piegate, quindi pur essendo diciamo con delle misure che teoricamente sarebbero meno adatte ad una persona più alta, la realtà dei fatti mi ha permesso di avere grande confidenza, grande comfort e soprattutto la voglia alla fine di questo giro di circa 200 km di farne almeno altrettanti. Family feeling con la versione precedente, che è sottolineato da delle impostazioni del display che tutto sommato sono molto simili alla versione precedente, quindi un quadro di comando che resta pressoché invariato, ma le funzioni della strumentazione display sono migliorate. C'è una connettività con il sistema Apple CarPlay e Android Auto che è totale ed è una chicca che non appartiene a nessun'altra moto di questo segmento. In generale Honda da questo punto di vista secondo me ti offre un'esperienza in sella multimediale con un TFT touchscreen che si avvicina, sfiora quello del mondo auto, che come sappiamo è il riferimento da questo punto di vista. Semplicemente Honda, come sempre, ha deciso di perfezionare, di lavorare sui dettagli, ha cesellato ogni singolo aspetto di questa moto per rendere tutta l'esperienza migliore. Migliorare quello che è un propulsore già così riuscito come questo era davvero complicato. Honda però è riuscito a farlo. La potenza resta invariata perché siamo a quota 102 cavalli, un valore che tutto sommato, se rapportato alla concorrenza dello stesso segmento, potrebbe sembrare basso. In realtà questi 102 cavalli sono più che sufficienti per divertirti in ogni frangente. Ma è dal punto di vista della coppia che il valore cambia decisamente, perché c'è un picco che arriva a 700 giri prima ed è del 7% maggiore rispetto al modello precedente. Un numero che tutto sommato potrebbe non rappresentarvi molto, ma quando siete in sella e spalancate il gas tra la terza e la quarta intorno ai 4000 giri, la moto è capace di strapparti via dalle curve come non faceva prima. Qui siamo al cospetto di un'Africa Twin Adventure Sport già abbastanza accessoriata, ma ovviamente è possibile configurarla, cucirsela addosso secondo le proprie esigenze. Chiaramente il DCT, che è opzionale perché c'è la versione col cambio manuale Quick Shifter, e poi il DCT rende le due versioni molto diverse. Posso dirvi che il DCT, che in questo caso è stato affinato soprattutto dal punto di vista tecnico, ma che in realtà poi una volta in sella non vi fa sentire un grandissimo cambiamento, è sempre fluidissimo. È un sistema che permette a Honda di proporsi come unica sul mercato con questa soluzione. Il doppia frizione vi fa vivere delle cambiate in sella che sono quasi da auto sportiva. C'è una velocità, una morbidezza nel cambio marcia che è davvero incredibile. È un tipo di esperienza di guida diversa. È chiaro che ci sarà qualcuno, qualche nostalgico, che magari non vuole rinunciare al cambio manuale, non vuole rinunciare all'idea di controllare il cambio, però posso garantirvi che una volta sperimentato il DCT sarà molto molto difficile tornare indietro, perché si tratta di un'evoluzione sotto tutti i punti di vista dell'esperienza in sella. Più relax, più comfort, più tranquillità, si tratta solo di dare gas, frenare e godersi davvero la strada. Ero preoccupato poi del comportamento in fuoristrada, nell'off-road leggero, ma in realtà l'Africa Twin anche in questo frangente col DCT si comporta egregiamente, aiutando anche i non esperti. Riesce ad aiutare perché è così morbido l'intervento che ti toglie un vero e proprio problema quando sei in fuoristrada. Non dovendo agire sul cambio, ma pensando solo ad accelerare e frenare, l'esperienza in fuoristrada è semplificata per chi magari deve affrontare una strada bianca, ma non è particolarmente avvezzo al fuoristrada. La civistica digerisce bene anche quel fondo, nonostante il cambiamento dal 21 al 19, quindi secondo me questa è una soluzione totale per chi vuole mettersi nel box una moto che riesce ad affrontare qualsiasi tipo di percorso ed ha un'attitudine verso la strada maggiore rispetto al modello precedente. Ma quindi è un anatema il 19 sull'Africa Twin? È qualcosa che va contro natura? È qualcosa che odierete? Oppure è una soluzione tecnica che vi farà venire la curiosità di sperimentarla? Secondo me Honda con questa moto è voluta andare incontro alle esigenze di mercato, ha voluto accontentare tutti gli appassionati che vogliono acquistare l'Africa Twin ma sanno già di non utilizzarla moltissimo in fuoristrada. Una moto che in questa versione secondo me si evolve verso la strada, verso il turismo ad ampio raggio, verso un'esperienza di guida anche più divertente. La sensazione di confidenza è maggiore, sono convinto che tutti quanti la troveranno interessante. Poi è chiaro che per i nostalgici, per chi non vuole rinunciare al 21 e all'attitudine da fuoristrada pura dell'Africa Twin, c'è sempre la versione da 21 pollici. Oggi non l'abbiamo provata perché quel test sarà riservato poi in seguito a chi vorrà davvero spingere forte in fuoristrada.
Intanto posso garantirvi che questa Africa Twin con questo 19 è una moto adatta a tantissimi utenti, molto trasversale, secondo me sarà uno dei grandi successi del mercato del 2024. Due le colorazioni disponibili per l'Adventure Sports, c'è questa White Pearl con questi fregi che sono caratteristici dell'Africa Twin, ve la ricorderà la versione successiva al 2000, e poi c'è una Black che è davvero fantastica. I prezzi passano da 19.290 euro per quanto riguarda l'Adventure Sports dotata di cambio manuale ai 20.490 per quella dotata del DCT. Secondo me la maggior parte delle Africa Twin che saranno vendute in Italia saranno dotate del DCT, perché ve lo posso garantire, si tratta di un elemento che su una moto del genere riesce davvero a portare l'esperienza di guida su un altro livello. Per chi invece è legato al manuale, beh, basta scegliere la versione che con il quick shifter comunque si comporta benissimo in tutti i frangenti. Insomma, mondo perfetto, una moto senza difetti. Beh ragazzi, è davvero difficile trovare dei difetti a questa moto. C'è qualche piccolissima imperfezione, sono delle piccole sciocchezze che adesso vi racconterò. C'è qualche piccola vibrazione a bassi regimi, ma davvero qualcosa di quasi insignificante al manubrio. C'è poi qualcos'altro che vi prende sulle pedane, sempre in termini di vibrazioni, quando davvero state spingendo forte. Poi per chi è molto alto come me, la protezione aerodinamica, pur sufficiente, genera qualche piccolo vortice che investe il casco, quindi magari consiglio a chi la prende di pensare di equipaggiarla con un plexiglass leggermente più alto. Poi c'è la sella che, pur essendo cambiata, secondo me offre un buon comfort sulle medie distanze, però posso dirvi che dopo una giornata in sella, insomma, il mio dorato di dietro ha leggermente accusato la stanchezza. Nulla di eccezionale, nulla di tragico, però su una moto che secondo me ha una propensione a percorrere tantissimi chilometri, mi sarebbe piaciuta una seduta forse più comoda, più accogliente e che mi avrebbe fatto sentire più riposato a fine giornata. Ve lo ripeto, davvero nulla di eclatante, sono delle piccole diciamo imperfezioni che sono del tutto normali e che non pregiudicano in nessun modo l'esperienza di guida. Insomma ragazzi, che ne pensate? 2024 inizia alla grande, sole, mare, strada bellissima, una moto eccezionale come l'Africa Twin Adventure Sports 2024. Mi raccomando, se vi è piaciuto questo video, ricordatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdere nessuno dei nostri video GP1. Tra l'altro inizia anche la stagione MotoGP, quindi iscrivetevi anche al canale GP1 Sport con interviste live dalle piste di tutto il mondo. Ci vediamo al prossimo test. Ciao!